Ciao, oggi ti porto in un'azienda che costruisce pompe di calore. Andremo a vedere la produzione, non potrò registrare molto ovviamente per motivi di privacy, però ti porterò a vedere alcuni passaggi fondamentali. Ciao, come promesso, eccoci qua da un produttore. Non siamo in Asia perché lasciamo che le pompe di calore asiatiche vengano installate in Asia, mentre noi viviamo in Europa ed è bene che le pompe di calore europee vengano installate in Europa. Non facciamo questo mix. Andiamo adesso dentro in produzione, come ti dicevo non possiamo vedere molto. È un'azienda quasi artigianale ma con l'industrializzazione di base, cioè molto attenta nei dettagli e nella cura della costruzione delle macchine. Bene, adesso seguimi che andiamo dentro l'azienda. Ciao, parto da qua, il mio tour. Questa è una sala per le prove. Siamo nel reparto di ricerca e sviluppo. È importante partire da qui perché? Perché non tutti i produttori hanno una sala di ricerca e sviluppo certificata TÜV, dove è possibile testare i prototipi e capire che efficienza avranno le macchine, avranno le pompe di calore. Qui in questo momento siamo a meno 10, stiamo testando le pompe di calore a meno 10 e comandata a 55 gradi per vedere effettivamente se la pompa di calore riesce a dare un buon COP e si riesce a riscaldare. Sono venuto qui perché non mi accontento delle schede tecniche. La mia missione è anche quella di verificare che quello che viene riportato su carta sia anche nella realtà, ovvero che ci siano sì delle pompe di calore performanti, ma che ci sia anche un'azienda dietro fatta di persone che siano preparate, che fanno un'attività di ricerca e sviluppo importante e che la produzione venga seguita in maniera efficiente. Quindi adesso ti porto nel reparto produzione, te lo dico già, non vedremo molto perché c'è anche della privacy e della tutela sui marchi, però qualcosina ti faccio vedere. Questo è un altro reparto, ovvero la sala test. Vengono testate tutte le macchine prodotte prima di essere spedite, quindi vengono testate per verificarne il corretto funzionamento e le prestazioni. Difficilmente nelle grosse multinazionali vengono testate tutte le macchine prodotte, ma solo a campione. Spero che questo video ti sia piaciuto e mi raccomando, quando devi fare la tua scelta consapevole per la tua pompa di calore, fatti raccontare da chi te la sta vendendo cosa ha visto nell'azienda di produzione. Non accontentarti di schede tecniche o di siti internet, bisogna toccare con mano quello che succede. Come sempre, se hai qualche domanda specifica per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. E con questo ti saluto e ci vediamo nel prossimo video.